Simone Giannelli, tornato a Trento già da qualche giorno, iniziamo a parlare dell'estate partendo dal punto di vista della nazionale. Una estate che ha regalato grandi soddisfazioni, parlo della qualificazione olimpica e anche qualche delusione agli europei. E sembra un po' che questo sport a livello di nazionale sia molto situazionale, cioè che a seconda del luogo, di chi gioca e delle situazioni cambino anche radicalmente i risultati. Sì, sono stati due periodi diversi. Intanto parto col dire che per noi il focus principale dell'estate era la qualificazione olimpica, e quello è stato un traguardo che abbiamo raggiunto tutti quanti insieme facendo delle partite buonissime, soprattutto quella contro la Serbia, insomma, che poi abbiamo visto campione d'Europa, quindi è contro una squadra veramente forte. Siamo riusciti a vincere quella partita lì e a qualificarci per le Olimpiadi, che è stata tanta roba. Poi volevamo far bene anche l'Europeo, purtroppo siamo arrivati lì un torneo lungo, diverso dalla qualificazione olimpica, e ci sono state tante cose, non giocavamo, secondo me giocavamo un pochino peggio rispetto a come giocavamo alla qualificazione. Si è visto, perché insomma poi abbiamo perso i quarti con la Francia, che ha giocato meglio di noi, quindi però dobbiamo cercare, secondo me, per il futuro di essere presenti anche in quei momenti lì con maggiore intensità, perché insomma quando perdiamo poi diciamo sempre bravi gli altri e tutto quanto, però insomma bisogna anche analizzare quello che si è fatto dalla nostra parte del campo, quindi secondo me bisogna pensare alle cose da migliorare, che ce ne sono tante, per poi andare a far meglio nel futuro. A proposito proprio di futuro della nazionale, l'impressione è che un po' sia un momento di passaggio dove sono dei giocatori maturi e altri molto interessanti, però non ancora pronti per diventare nazionale, che tu sia un po' in mezzo fra queste due generazioni. Io sono in mezzo, io cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra, di mettermi sempre in gioco, perché la nazionale è una cosa che non è mai scontata, perché insomma essere nazionale vestito con la maglia lì è sempre un orgoglio, è un onore, è un privilegio, quindi ogni estate devi metterti in gioco. Sono tanti giocatori forti in Italia, quindi ogni estate bisogna stare lì e non dare niente per scontato, quindi secondo me ci sono tanti giovani interessanti, quindi bisogna cercare di dare fiducia anche a loro, di creare una mentalità, di creare una mentalità che le altre nazionali hanno, che vedo che hanno, come la Polonia, come il Brasile, come gli Stati Uniti, insomma quelle più importanti, come la Francia, insomma la Serbia, di creare una nostra mentalità, una nostra identità per cercare di ottenere dei risultati interessanti in futuro. Tornando invece a Trento alla Trentino Volley, visto che adesso l'attenzione è tutta sul campionato, la vostra squadra ha cambiato pochissimo, secondo te può dare di più rispetto a quello che ha dato l'anno scorso? Oddio, fare pronostici sempre prima dell'inizio stagione è sempre difficile. Io penso che siamo una squadra forte, come lo eravamo l'anno scorso, è cambiato poco, quindi possiamo far bene, i giocatori ci sono, come ho già detto in un'altra intervista, non bisogna dare per scontato quello che abbiamo fatto l'anno scorso, nel senso che se l'anno scorso abbiamo fatto bene non è automatico che quest'anno si farà uguale, quindi vogliamo fare bene e qualcosa in più, quindi cerchiamo di entrare in palestra ricreando l'entusiasmo che avevamo creato l'anno scorso tra di noi e tra il pubblico, tra tutti quanti, per cercare di portare in alto il nome del Trentino Volley. Qualcosa in più però c'è, in particolare gli innesti di Sebul e di Djuric, che sono due giocatori molto forti, e per te potrebbe cambiare qualcosa, nel senso che l'assetto magari potrebbe cambiare più rapidamente, quindi dovrai cambiare anche il modo di giocare in corsa. Io gioco per la squadra, quindi quello che ci sarà da fare lo farò più che volentieri. Per quanto riguarda le altre, le gerarchie sono immutate secondo te o c'è la possibilità che qualche squadra agganci le Fab Four, come si chiamano, le quattro squadre più forti? Beh, guarda, intanto Modena secondo me ha preso Anderson, un altro giocatore incredibile, poi ci sono tante squadre sotto che hanno preso Monza, hanno preso Kurek, Verona, come l'anno scorso, tutte quante sono forti, quindi ogni volta che si entrerà in campo ci sarà da far battaglia a tutti e bisognerà cercare di vincere il più possibile e cercare di giocare bene alla pallavolo.